Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come ben saprete, la passione per la lavorazione del legno mi accompagna da tantissimo tempo ormai. Quindi anche gli utensili utili per queste lavorazioni mi interessano da sempre. Come penso anche tutti voi, sono curioso e mi piace provarne il più possibile. Oltretutto, poi, quando mi servono per fare un lavoro, più ne ho e meglio è. E nel video di oggi andremo appunto a vedere quello che sono le squadre, nella fattispecie della Wallcraft, un marchio conosciutissimo a livello non solo italiano ma europeo mondiale, che fa prodotti di ottima qualità che io utilizzo già da molto tempo. E quindi, come di consueto, mi è appena arrivato un bel pacchetto che adesso andiamo ad aprire e vediamo che cosa contiene. Ed eccoci qua, abbiamo questa squadra angolare 45-90 gradi che sicuramente avrete visto navigando nel web. È famosissima e sono sempre stato curioso di provarla. Poi questa che fa i diversi angoli, quindi anche falsa squadra. Questa che è la classica squadra a 90 gradi, con bordino e un incluso anche un goniometro. E per ultima, ma non sicuramente meno interessante, anzi, questa squadra che serve per copiare gli angoli irregolari, come vediamo illustrato anche in foto. Per esempio, se abbiamo dei tubi che spuntano dal pavimento e dobbiamo tagliarci un pezzo di laminato, per esempio, da metterci intorno, possiamo copiare esattamente il contorno di ciò che dobbiamo fare. Partiamo direttamente dall'ultima squadra e facciamo una simulazione. Vediamo che così è sbloccata e tutti quanti i vari elementi sono liberi di muoversi. Quindi ricreare anche i profili più difficili. Se noi la rimettiamo tutta quanta parallela, qui ho creato una simulazione di quello che potrebbe essere in un ambiente dove dobbiamo rifare una pavimentazione, oppure dobbiamo pannellare e abbiamo una staffa del genere che fuoriesce dalla parete. Noi ci andiamo ad appoggiare e spingiamo semplicemente. Controlliamo che i pin siano entrati tutti dove devono entrare. Dopodiché blocchiamo, togliamo e abbiamo il nostro profilo. Possiamo andarci a tracciare sull'asse che dobbiamo andare a mettere o sulla pavimentazione, esattamente in questo modo. Dopodiché ci basterà tagliare e avremo il nostro pezzo pronto all'uso. Ed eccolo qui tagliato che ci calza perfettamente. Dimostrazione pratica: se io dovessi un domani voler pavimentare quest'area in prossimità del telaio della porta, ovviamente bisogna seguire un certo contorno per poter fare un buon lavoro. E con questo tipo di squadra mi posso posizionare, segnare per bene come deve essere il contorno, bloccare e poi andare sulla piastrella o comunque sulla doga, il laminato di parquet che ipoteticamente potremmo montare, tagliarlo su misura e avere una misura perfetta, quindi fare una posa ovviamente perfetta. Poi abbiamo la falsa squadra che permette di utilizzare l'angolo sia in questo senso, passarlo dall'altra parte, usarlo in un altro senso. Avendo io una casa molto vecchia, i muri fuori squadra sono all'ordine del giorno e sia per nuove pavimentazioni che per creare delle mensole, degli armadi, come dovrò fare, ci sarà sicuramente da prendere misurazioni nei muri in modo da avere la precisa angolazione, così da costruire il mobile col giusto angolo per sfruttare appieno anche le pareti. Quindi, se in un angolo, ovviamente, essendo il muro fuori squadra, non sarà a 90 gradi, noi andiamo a prendere il giusto angolo del muro e anche se dovessimo fare una mensola che appunto dovrà andare a chiudersi perfettamente in quell'angolo, possiamo semplicemente andare a poi ribloccare la nostra squadra. Qui abbiamo anche un pratico pin che ci manda in battuta e ci mantiene, che può essere utilizzato ovviamente su ambo i lati, e ci piazziamo, segniamo, abbiamo la comodità di poter utilizzare sia questa parte, che tra l'altro è graduata in centimetri, oppure utilizzare anche la parte interna, casomai ci servisse. Così qua ci siamo segnati il nostro angolo, nel momento in cui andiamo a tagliare, sappiamo che corrisponderà perfettamente all'angolazione della parete, sia che si tratti di un pavimento, di una mensola o di un armadio. Ovviamente, come vediamo anche nelle immagini illustrate, può essere utilizzato per angoli negativi, positivi, quindi sia concavi che convessi. Esempio pratico, muro fuori squadra del salotto dove andremo poi a costruire un mobile,
dovremmo appunto prendere l'angolo esatto con la sua falsa squadra. E con questa squadra della Warcraft possiamo in modo preciso posizionarci sul muro e avere l'esatto angolo del muro, da poi poter riprodurre anche sulle assi del mobile che andremo a costruire. Direi uno strumento molto utile anche questo. E poi, oltretutto, solido, ben costruito, bello robusto. Passiamo ora a quest'altra squadra a 90 e 45 gradi, caratterizzata da questa bella ampiezza dell'angolo, e contiene al suo interno un sacco di funzioni molto interessanti. Per esempio, abbiamo anche la possibilità di utilizzarla inserendo la matita in prossimità della misura che ci interessa. Una volta che è imbattuta, noi, tenendo ferma la matita e semplicemente facendo scorrere la squadra imbattuta, tracceremo già la linea correttamente sulla nostra asse. Per esempio, se dobbiamo sezionarla o portarne via una parte, riusciremo a tracciarla in modo preciso per tutte quante le nostre varie misure, da 0 a 50 e più millimetri, volendo anche 60 se andiamo fuori. Quindi questa è una cosa molto comoda e molto precisa. Allo stesso modo, se vogliamo crearci per esempio una stondatura qui in testa al nostro travetto, ce lo blocchiamo dove ci interessa e, seguendo semplicemente la curva già tracciata sulla squadra, abbiamo la nostra stondatura che poi andremo a seguire con il nostro utensile. Ovviamente la possiamo utilizzare anche questa per fare i tagli angolati, molto comoda e precisa. Queste tacche poste in queste posizioni possono tornarci utili se dobbiamo fare per esempio degli scassi o dobbiamo lavorare in diverse angolazioni. Vediamo che qui è contrassegnato sia la misura che l'angolazione, quindi molto comodo. E poi qui abbiamo anche le varie punte. Quindi se dobbiamo farci anche un segno su un asse, lo possiamo fare direttamente guidati dalla squadra. Possiamo anche verificare le varie punte prima di utilizzarle, casomai non ci fosse scritto sulla punta o non abbiamo il calibro a disposizione. Insomma, un bello strumento e abbiamo praticamente anche la misura metrica su ogni lato. Molto funzionale, leggera, materiale plastico sì, ma molto resistente. Quindi decisamente approvata anche questa. E per ultimo abbiamo questa squadra a 90 gradi da 30 x 20 mm, in questo caso in materiale ferroso verniciato, con questo pratico bordino che si può anche allentare e regolare. Semplicemente agendo su queste due viti possiamo spostarlo e può tornare utile. Si sgancia e volendo si toglie anche, e per alcuni tipi di misurazioni può tornare molto comodo, oltretutto regolabile, quindi anche ulteriormente preciso. Ovviamente anche in questo caso possiamo utilizzare qualsiasi foro messo in prossimità dei centimetri tracciati per correre sull'asse e segnare contemporaneamente dove ci interessa. Abbiamo anche il goniometro. Rimuovendo il bordino e utilizzando uno dei fori in partenza, volendo possiamo utilizzare anche la squadra come compasso. Se dobbiamo tracciare un cerchio di un pannello, che dobbiamo ricavarne un foro centrale per esempio, ci andiamo a puntare su uno dei fori e, ruotando la squadra con la matita inserita, avremo il nostro cerchio perfetto come Giotto, ma con un piccolo aiutino da parte di Warcraft. Oltretutto, come mostrato anche in figura, può esserci utile nel montaggio delle cerniere a scodellino. Bene amici, cosa dirvi di queste squadre della Warcraft? Non hanno bisogno né di presentazione, quantomeno della mia approvazione, perché sappiamo benissimo tutti che i prodotti Warcraft sono di ottima qualità. L'unico mio timore è che adesso, essendo che mio figlio ha iniziato scuola di falegnameria, me li ruberà tutti e non me li lascerà usare. Però cercherò di tenerli in laboratorio sotto chiave, no? Scherzi a parte, sono contento se li utilizzerà anche lui, perché comunque sono strumenti validi, precisi, e sono l'ideale anche per una persona che si approccia a questo mondo. Spero che questa dimostrazione sia stata esauriente e chiara. Eventualmente, se avete domande, sia sul sito della Warcraft o nei link in descrizione che vi lascio, potete andare a chiarirvi meglio le idee, oppure scrivetemi anche un commento, io per quanto mi è possibile cercherò di darvi ulteriori spiegazioni. Detto ciò, io spero che il video sia stato gradito. Se è così, dimostratemelo mettendo mi piace, condividetelo, lasciatemi un commento. Noi ci vediamo in un prossimo video e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.